La giunta Chiamparino non sta mantenendo per nulla le promesse che aveva fatto in campagna elettorale. Durante la passata legislatura il PD aveva criticato fortemente la Lega Nord e la giunta Cota, che stava rientrando del debito creato negli anni precedenti da Mercedes Bresso e dal PD. Oggi la sinistra al governo cosa sta facendo? Sta esasperando i tagli, sta chiudendo le strutture che noi eravamo riusciti a salvare contrattando con Roma una ridistribuzione sul territorio dei servizi che potesse in qualche modo rispondere alle esigenze dei cittadini, e sta di fatto impoverendo il sistema sanitario locale. Qui in provincia di Vercelli hanno chiuso 9 strutture complesse tra l'ospedale di Borgosesi e l'ospedale di Vercelli, in giro per tutto il Piemonte stanno facendo tagli pesantissimi raccontando favole ai cittadini, raccontando di aperture di nuovi ospedali o di potenziamenti futuri. La realtà è che nell'immediato stanno tagliando diritti dei cittadini e stanno tagliando servizi, spingendo il Piemonte verso la sanità privata, perché evidentemente l'obiettivo di chi ci governa oggi è portarci in quella direzione. Siamo arrivati a un punto in cui i cittadini e i pazienti non hanno più dei riferimenti, l'ospedale e la sanità sia ospedaliera che territoriale è stata pesantemente colpita da tagli travestiti da una riforma che per alcune città o alcuni territori come Torino potevano anche andare bene, dove ci sono i doppioni o 3-4 volte gli stessi reparti. Per territori come quello vercellese, che tra l'altro consta anche di un territorio montano e difficile accesso come la Valsesia, oltre che 160.000 abitanti sparpagliati in tutta la provincia, oggi ci troviamo a non avere più dei riferimenti, difficoltà a ricoverare, difficoltà ad accedere alle cure, liste di attesa sempre più lunghe, senza che la regione stia gestendo questa situazione di crisi. I malati sono sempre gli stessi e se continua così metteranno fuori legge i malati, perché non possono essere più curati, non ci sono evidentemente le intenzioni di organizzare, di sistemare la sanità sia negli ospedali più grandi che sono al collasso, i cosiddetti ospedali hub, che sono quelli di Alessandria, Novara e altre strutture più grandi, sia quelli medi come quello di Vercelli, che dovrebbe assorbire la gran parte delle patologie ma non lo fa, non perché non abbia degli ottimi operatori ma perché l'organizzazione che sta in testa, la regione, è amministrata da persone che non hanno a cuore il territorio, e quindi oggi assistiamo a reparti che non riescono a lavorare, personale che non riesce più a lavorare come si deve perché oberato da carichi di lavoro e dalla mancanza di personale e da difficoltà di poter gestire malati di diverso tipo negli stessi letti. Le riforme vanno bene, ma vanno bene quando sono fatte con intelligenza e soprattutto nell'ottica del paziente. Noi oggi di cosa parleremo? Parleremo del perché questo è un problema, di qual è il problema organizzativo della sanità. Avremo dei relatori tecnici che sono il dottor Iodice, che il dottor Iodice è stato direttore generale alle Molinette ed è attualmente assessore a Novara al welfare. Avremo il dottor Garavelli, primario di malattie infettive all'ospedale maggiore e responsabile sindacale dell'UGR. Avremo poi il presidente dell'Ordine dei Medici, Pier Giorgio Fossale, col punto di vista del medico di base, delle difficoltà nel fare le prescrizioni e di far accedere alle cure i propri pazienti. E poi abbiamo il presidente della LILT, Ezio Barasolo, primario urologo, ma è soprattutto presidente di un'associazione che sta dando tanto alla sanità grazie ai contributi di associazioni del genere, che ancora si riesce a fare qualcosa in termini di prevenzione e in termini di studi. Poi avremo gli interventi di Paolo Tiramani, che è stato consigliere regionale e attualmente consigliere nazionale della Lega Nord, e Riccardo Molinari, che è il segretario della Lega Nord Piemonte, che faranno le loro conclusioni. Modena hanno organizzato l'evento, il segretario cittadino Giampiero Borzoni e la coordinatrice dell'infermieristica dell'ASL, che si chiama Ombretta Olivetti, che anche lei nel Dipartimento Sanità della Lega Nord. E oggi saranno presenti il comitato Salviamo l'Ospedale, rappresentanti di associazioni di malati, pazienti stessi che ci hanno scritto anche delle lettere, se poi avremo tempo le leggeremo, e tutto a dimostrare che la situazione sta esplodendo e si sta disgregando se non viene preso un provvedimento
in tipo organizzativo rapidamente, entro pochi anni non rimane più niente a Vercelli e per tutto il territorio del Vercellese. Questo vuol dire migrazione di pazienti in Lombardia e maggiori costi per quanto riguarda i bilanci regionali dei prossimi anni. Come Presidente dell'Ordine dei Medici e Chirurghi della provincia di Vercelli partecipo a questa tavola rotonda, a questo momento di confronto sui temi della sanità provinciale. È un momento indubbiamente molto complesso e difficile. Esiste un problema di comunicazione tra gli organi decisionali e chi, come i medici e gli infermieri, si trovano in prima linea a erogare l'assistenza. Notiamo una grossa divaricazione tra quello che è l'elaborato concettuale, astratto, programmatico della direzione generale dell'azienda e le tematiche e le problematiche che emergono dall'attività quotidiana dei medici. Contiamo di riuscire a spiegare, a far capire che non sempre quello che è elaborato nelle stanze corrisponde poi ai reali bisogni della gente. Come medici noi abbiamo un solo obiettivo: curare al meglio possibile i nostri pazienti e consentire ai pazienti di avere una buona assistenza. Dall'altro lato contiamo di poter lavorare anche meglio noi in un contesto che invece è molto problematico. Occorre ristabilire un'alleanza che in qualche maniera è andata persa tra la medicina e la sanità.